Bentornati in Gradinata, seconda parte, piccola fascia pubblicitaria. Allora, signori italiani, calcio Atri che però non si ferma solo al campionato regolare, no? Avete tantissime iniziative, il direttore generale è pronto con la locandina per farci vedere questa nuova iniziativa della vostra società. Prego, direttore. Allora, questa è il... Casomai lo prendo io, guarda. Sì. Prego. Così lo facciamo vedere a favore di camera. Quella è la quinta edizione dell'Oscar Zardo che si svolge allo stadio Piccirilli di Atri, centro turistico integrato, nei giorni 2, 3, 4 giugno, categorie piccoli amici e pulcini. Perfetto. Oscar Zardo era un ragazzo che giocava nell'Atricalcio, che poi sfortunatamente è venuto a mancare. Benissimo, quindi un'occasione in più per ricordare la figura di Oscar. È il quinto torneo, no? Quindi il anche quinto qui torneo, quinto anno, sì, come quinto anno il torneo come degli torneo, amici di Giulianova. Sì. Tanta partecipazione anche qui, immagino. Tanta partecipazione, saremo 16 squadre ogni giornata, che provengono da ogni provincia della nostra regione, quindi faremo 4 squadre di ogni provincia. Abbiamo Benissimo. Voluto avere proprio rappresentata tutta la regione Abruzzo. Benissimo, perfetto, grazie mille. Quindi abbiamo ricordato anche grazie a lei. Questo appuntamento. Voleva aggiungere qualcosa, direttore? Vorrei aggiungere un altro appuntamento, che è un'iniziativa che facciamo ogni anno nella nostra scuola perfetto. Calcio. Allora, che facciamo vedere anche questo. Che porta un amico venerdì 5 maggio, per avvicinare i nuovi bambini, i nuovi atleti, i nuovi campioni, perché è lecito anche sognare. Benissimo, perfetto. Ancora sempre al centro turistico integrato di Atri. Ancora una iniziativa lodevole. Grazie, grazie e complimenti. Signore Torre, naturalmente tante squadre, mi ha detto 28 se non erro, no? 28 società, 68 squadre. 68 squadre. Difficoltà nella gestione soprattutto del calendario, immagino. Molta difficoltà. Gli orari, se possiamo già cominciare ad indicare come quali no. Cominceremo, cominceremo domattina alle 9, quindi dalle 9 all'1, dalle 3 e mezza alle 8, sia sabato che domenica. Quindi giornata davvero pienissima. Davvero piena. Sono suddivise in diverse categorie, quindi saranno 18 squadre esordienti, 18 pulcini 2006, 18 pulcini 2007. Solo per il lunedì 1 maggio 8 squadre di piccoli amici, e poi da quest'anno abbiamo introdotto una novità importante, che è quella del calcio femminile. Ah, ecco. Facciamo sempre riservato comunque perfetto. Alle bambine, tra certo. virgolette, per la categoria giovanissime, che si svolgerà, per quanto riguarda questa categoria, un quadrangolare domenica 30 aprile, a cui parteciperanno naturalmente la società organizzatrice Piccoli Giallorossi, Alba Monturei, Marsica Calcio e Calcio Femminile Chieti. È un'iniziativa nuova per la nostra zona, la federazione giustamente secondo me promuove tanto il discorso del calcio femminile, e noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano. Benissimo, noi anche abbiamo dato tanta visibilità al calcio femminile, non le piccoline ma anche le più grandi soprattutto, ricordo la Saponerea Unigrossi in Serie B, ma anche il Chieti, insomma ce ne sono state diverse qui in trasmissione. Posso chiederle una cortesia, siccome stasera non ho la mia compagna di viaggio, Maria Rita Piersanti, che saluto, posso prendere un suo ragazzo e vedere se è già pronto per... Ci mancherebbe, magari glielo indica il Presidente facciamo, che li conosce. Allora facciamo una cosa. Facciamo nominare dal Presidente un ragazzo che prende il microfono e poi lo porta direttamente al Presidente, così facciamo qualche domanda anche a lui. Ma dovete prendere solo il microfono? Non hanno capito, pensavano di parlare. Eh sì, dovete prendere solo il microfono. Oh, vabbè, si è alzato direttamente il Presidente. Il microfono che dovrebbe essere già acceso. Vabbè, si vergognano, dai. Allora, ti ringrazio innanzitutto. Allora, facciamo così, alzati in piedi, così poi giri qui in sala. Allora, facciamo sedere il Presidente e poi gli porti il microfono in modo tale che parliamo anche con lui. Va bene? Va bene? No, puoi rispondermi sì, senza sì, va nessun bene, problema. No, gli passiamo il microfono, però se si mette a favore di camera così riusciamo a... Perfetto. Allora, Presidente, una iniziativa importante, no? L'abbiamo detto, l'obiettivo è far crescere questi ragazzi
un po' di sano agonismo non fa mai male, perché naturalmente voi siete lì e volete anche vincerlo questo Memorial. Beh, io sono abituato a vincere. Quindi io anche quando gioco con mio nipote voglio vincere. Però partecipare è una cosa bellissima, i ragazzi si devono educare, si devono divertire, non serve far giocare soltanto i migliori, ma far giocare anche quelli che non sono, che sono meno bravi, perché la scuola calcio deve essere un'unione per tutti. Anche un trampolino, un trampolino, perché naturalmente anche chi è meno capace in quel momento deve avere la possibilità deve migliorarsi. Un trampolino per i ragazzi che possono migliorare, però anche per quelli che non sono capaci però devono migliorare. Io ai miei collaboratori, perché li chiamo collaboratori, dico sempre che devono giocare tutti, quando andiamo a fare i tornei devono giocare tutti. E se non li fanno giocare, io l'anno scorso in una partita del torneo di Emilio Della Penna c'era l'allenatore che non faceva entrare un giocatore, io sono entrato in campo e l'ho fatto entrare. Quindi democraticamente il presidente democraticamente ha detto fatto entrare. Qui o giocano perché, tutti. Perché far giocare 16 ragazzi e un ragazzo no, non è neanche giusto. Sì, per... anche se il 17esimo calcisticamente parlando non porta bene, però ha fatto bene perché questi sono i messaggi. No, ma io dico ai miei collaboratori, anche agli allenatori dell'Atri, che la migliore cosa è la collaborazione con i ragazzi. Non deve essere un allenatore, ma deve essere un istruttore e un educatore. Bene. La prima cosa è un educatore, perché fare una squadra di 11, di 7, di 5 e andare a vincere è facile, perché tu in un riunione con un rione come Atri oppure come Giulianova prendi i migliori 5, vai una parte e vinci, perché è normale. Sì, tu certo. Ti scontrerai anche con gli altri che sono bravi. Però non bisogna dire dobbiamo vincere, però bisogna far capire ai ragazzi che deve essere un divertimento, che quando si incontrano devono fare prima di tutto amicizia, certo. E poi nell'antagonismo. Presidente, a lei faccio la domanda forse un po' più difficile, anche se poi qualche frecciatina la lancerò anche a loro. A livello istituzionale e a livello di aiuto economico da parte di vari sponsor, avete avuto dei riscontri oppure c'è difficoltà nell'organizzazione di questo evento? Allora, io prometto che ho fatto il magazziniere 42 anni con Giulianova Calcio. Quindi insomma ne ha viste di tutti i colori. Ho visto di tutti i colori. Poi la scuola calcio una volta era più facile farla, perché si poteva far pagare anche di più, perché non c'era la concorrenza, diciamo. No, oltre alla concorrenza, ma i familiari avevano anche più soldi per pagare. Da poter spendere. Adesso il problema è la famiglia. C'è il marito che non lavora, la moglie che non lavora, i figli che devono crescere, e allora non puoi far pagare... Noi facciamo pagare 190 euro. Un kit costa 90 euro. Certo, quindi diciamo quasi a costo zero. Ecco, la Lega... E questo io lo voglio dire adesso in diretta e lo deve capire, la Lega regionale nostra e provinciale deve capire che non ci devono far pagare 25 euro un tesserato. Noi 90 euro il kit, 25 euro la Lega, praticamente pagano 5 euro al mese i genitori. Andare in piscina ci vuole 40 euro. A giocare. Quindi a lei dice ridurre i costi all'origine per poi investire di più sulla scuola calcio. No, perché una volta quando c'era Emilio Della Penna, io mi ricordo che ci davano le porte, le reti, qualche pallone. Adesso è 10 anni che non ci dà più niente la Lega. Quindi in cassa, ma non dà più niente. Allora deve essere anche la Lega a invogliare le scuole calcio a mantenersi, perché se no una volta tu andavi in una ditta e ti dava qualcosa, adesso le ditte non ci sono più, i negozi non ci sono più, come ci facciamo a mantenere noi? Vabbè, allora speriamo che questo messaggio arrivi a Io chi di dovere. Che arrivi a chi di dovere, perché lo devono capire che siamo veramente in difficoltà. Loro dicono, vabbè, ma tu non vai alla scuola calcio,
Ma se non facciamo la scuola calcio, dove vanno questi ragazzi a giocare, certo, a giocare in tele, con, dalla mattina a sera col computer oppure davanti alla televisione oppure andare con cattive compagnie? Certo. Mentre invece tre volte alla settimana, quattro volte alla settimana stanno insieme, fanno gruppi, almeno stanno insieme. Perfetto, allora li lasciamo davanti. Presidente, li lasciamo davanti alla TV solo per gradinata, poi per il resto vanno fuori in campo e si vanno a divertire. Io volevo ringraziare anche, non so il nome del nostro collaboratore, come ti chiami? Pierpaolo. Perfetto, Pierpaolo. Quindi, insomma, se non sfondi nel calcio, fra qualche anno ci vediamo qui e mi continui a dare una mano. Allora, se porti il microfono qui davanti, lo diamo, guarda, a Ciccarelli, guarda, eccolo qui. Ciao Enrico. Grazie, buonasera. Benvenuto in gradinata, ci conosciamo da tantissimi anni, insomma adesso il tuo ruolo è diverso, forse è più impegnativo, immagino, vero? Molto più impegnativo, da 6-7 anni che ho intrapreso questa nuova carriera da allenatore, mi piace tantissimo. Quindi fai esordienti, vero? Esordienti e giovanissimo, quest'anno una doppio ruolo. Quindi sono, poi specialmente farlo nel mio paese, quindi è ancora è importante. No? Anche perché poi conosci direttamente, immagino, i genitori, no? Che spesso e volentieri sono, sì, amici. Loro così, infatti, mi conoscono, sanno che perlomeno stanno in buone mani a livello calcistico, certo. Poi a livello... vabbè, poi fuori dal campo, fuori dal campo ognuno prende la propria... Sono più pazzo di loro, però. La propria strada. È più difficile farlo nel tuo paese, cioè nel senso... Quando è ora di alzare la voce, un po' ti blocca questo fatto, no, di conoscere direttamente i genitori, oppure ci vai giù di brutto lo stesso, perché sì, naturalmente gli hai il loro permesso. Stanno, però purtroppo il tuo ruolo è quello. Il mio ruolo è quello, sono molto esigenti, i ragazzi lo sanno, quindi quello che avviene nel campo, nel terreno di gioco, e naturalmente io mi trasformo pure, come si devono, certo, si devono trasformare loro quando vanno a giocare la partita, è normale. Quindi sono molto esigente sia negli allenamenti e poi per dare tutto il massimo nelle partite ufficiali. Tu invece, naturalmente mister degli esordienti, però un po' di ambizione ce l'hai anche tu, nel senso ti senti pronto per un allenare, altro passo oppure... Già poter allenare loro per me è già una grande soddisfazione, poi se viene qualcosina in più io perlomeno mi dedico per loro. Cioè, loro devono coltivare questo sogno. Io sto qua insieme a un gruppo di amici, siamo partiti, abbiamo sposato questo progetto, quindi il nostro obiettivo è innanzitutto di portare la prima squadra nei campionati che ci competono. Quindi, non quindi dico, almeno la promozione, diciamo, no? Almeno la promozione, che è il campionato minimo. Però a microfoni spenti, ecco, parlavi anche della quarta lettera dell'alfabeto, chiamiamola, sì, così. Non aver raggiunto la famosa Serie D. Giulio, mo ci stava pure, giocavamo insieme, quindi ad, ecco, Atri. Abbiamo sfiorato per 2-3 anni la Serie D con l'Atri, come dicono loro, Atri 1957, ma la storia penso che, certo, a livello di settore giovanile perlomeno siamo noi. Quindi il sogno è di raggiungere la Serie D e con questi ragazzi, la maggior parte dei ragazzi locali. Questo è il nostro obiettivo. È il mio obiettivo, ma penso anche di Alessandro, Massimo, il qui presente Michele. Cioè, alla fine è un traguardo impegnativo calcisticamente, sì, parlando. Sì. Appena abbiamo parlato di Serie D italiani, no, immagino che ha anche fatto qualche conteggio a livello economico, no? E ha detto è impegnativo soprattutto. A livello economico, tanto qua ci stanno quasi tutti gli allenatori. Domenico Iorio che fa i piccoli, Pulcini, categoria 2006, Carlo Di Francesco e Mario, qui presente Mario. Fanno tutto gratis? No, gratis no, perché gratis non si fa gratis. No, no, cioè, noi senso, ci mettiamo tutto l'impegno possibile, dare... quindi un minimo, come un dice minimo il Presidente, di rimborso lo prendete un tutti. Rimborso spese ce lo vuole, giustamente. Perfetto. Giusto. E quindi noi lavoriamo per far crescere, diciamo, questi ragazzi, perlomeno per fare la nostra, per la categoria adesso è la prima, però penso anche alla società, l'ambizione ce l'ha di riportare almeno la promozione. Poi perché noi partiamo con il 2002, 2001, 2002, 2003 e a seguire abbiamo il, certo, gruppo, diciamo, un po' più solido, 2004, 2005, 2006, quindi aspetteremo un paio d'anni e poi perché non sognare, Però tu un po' di esperienza ce l'hai, no? In quei campionati. Sì. Pensi,
pensi che possa esserci la base per arrivare a quel traguardo? Sì. Oppure, come tutte le altre squadre, poi alla fine bisogna attingere da altre realtà e tirar fuori qualcosa in più, no, vabbè, per questo obiettivo? Il gruppo già, per diciamo, l'ossatura principale già ce lo vedo io, tra, perlomeno con queste fasce d'età che ti ho detto, dai 2002, 2005, 2006. Quindi certo. Poi naturalmente devi mettere qualche pezzo da 90, ce lo vuole per forza, diciamo. Però noi intanto cerchiamo di costruirli in casa nostra. E poi, visto il livello, non penso sia un livello perlomeno... Quindi riduciamo i costi facendo settore qua, giovanile. Alessandro, ex calciatore, ex arbitro, quindi allenato pure... ex calciatore, hai fatto anche Ma spesso l'arbitro ha una posizione però, di diciamo, vantaggio nel guardare... Giulio ha giocato anche il livello... Cioè, il livello è alto. Diceva, a livello dilettantistico è sceso un pochino rispetto... No, dico, il vostro livello nel poter giudicare è alto. Però, quindi... Se lavori bene dal settore giovanile, penso che si può benissimo sognare con l'ambizione nostra di tornare nei campionati che ci competono, per quanto riguarda Atri. Tanti ricordi belli nel tuo passato, il più bello qual è? E poi di pari passo, se mi racconti anche quello un po' più... Ricordi, non voglio belli, dire brutto, ma avuto insomma, la delusione sportiva. Ho avuto la fortuna sempre di giocare con squadre che ambivano a vincere il campionato. Tu sei di Montorio, quindi a Montorio ho lasciato pure un buon ricordo. Poi... Hai lasciato un buon profumo, devo dire, calcisticamente parlando. Spero, anche perché... Sì, devo dire che i ragazzi, insomma, una volta, le persone della mia età che in ottimi quegli anni, primi anni 90, insomma... Torno spesso a Montorio, ti dicevo prima, con i vari Albino e tanti ex compagni, c'è sempre quell'amicizia... Era una gran bella squadra. Montorio, Ortona, quindi sono tutte piazze fatto Penne importanti. Anche, quindi voglio Penne, dire. Penne sì, una delle più belle, perché là ho coronato il sogno di fare la prima volta il capocannoniere in eccellenza, quindi. E giocare con i vari Fabio Grosso, che è campione del mondo, quindi sono soddisfazioni. Poi brutte ad Atri, perché ci è mancato quel pizzichino per portare l'Atri in Serie D, però non ci sono riuscito da calciatore e lo ripeto, spero di riuscirci con loro da allenatore. Da allenatore oppure da... Diciamo, da collaboratore, da, insomma, collaboratore. Da membro di questa gran bella famiglia che è davvero... Grandissima famiglia, bravo, detto ma bene. Si vede perché naturalmente siete arrivati qui in massa e questo mi fa piacere perché naturalmente noi, gran bella famiglia ed Enrico, cerchiamo di dare visibilità anche a quelle piccole realtà che spesso e volentieri... non hanno in TV, ma non solo, anche sui giornali, e quindi mi fa piacere. Se partite dal settore giovanile vuol dire che non c'è solamente il discorso, perché i costi secondo me saranno pure crescendo un ragazzo dal tuo settore giovanile è normale, si riduce un po' tutto e poi l'appartenenza, quella fa la differenza, più elementi, diciamo almeno 7-8 undicesimi nel nostro settore giovanile, quindi i costi saranno molto vabbè, quelli poi se li gestiscono loro, ma poi ci parliamo in separata sede con loro per far cacciare i soldi. Quindi ecco, appunto, ecco, lui vuole risparmiare col settore giovanile e prendere lui il rimborsino più alto il prossimo anno. Vabbè, ma d'altronde se lo merita, perché è certificata la tua conoscenza nel calcio. Io ti ringrazio e mi ha fatto davvero piacere rivederti e ricordare belle cose. Grazie. Perfetto, allora... torniamo dal direttore, perché direttore, insomma, ci siamo agganciati col discorso della storia di Ciccarelli, no? La famiglia si può allargare oppure naturalmente cercate un attimino di preservare quello che è questo bel giocattolo? C'è qualcuno pronto ad entrare in società, perché naturalmente c'è bisogno di nuove risorse, oppure per ora vi fermate così perché vi siete resi conto che la famiglia è sì allargata, però è giusto mantenere certi rapporti? Ma la famiglia per il momento è questa qua e io credo che per i prossimi mesi rimarrà qui, è così. Poi non so se ci saranno, soprattutto da noi ad Atri, con le difficoltà economiche esistenti, qualcuno che si avvicinerà. Questo è, cioè, mi sta dicendo porte aperte, però porte naturalmente aperte, senza però intaccare quello che è l'equilibrio. Quello no? Che è l'equilibrio già difficile da aver fatto, perché con tre nuove società, quindi
abbiamo avuto delle difficoltà comunque superate, quindi secondo me non abbiamo bisogno per il momento di allargare la famiglia. Abbiamo bisogno di allargare la famiglia a livello forse tecnico e a livello strutturale. A livello dirigenziale la famiglia è State messi bene. abbastanza larga, già abbastanza larga. Quindi vorremmo continuare a livello strutturale, quindi di struttura, di avere certezze per lavorarci ancora di più, per organizzare ancora di più eventi e altre cose, e poi arrivare a cercare altri educatori, come diceva giustamente il Presidente, perché io parlo sempre ed esclusivamente di educatori, per allargare ancora di più, per far conoscere ai ragazzi il mondo dello sport. Dello sport in E generale, del che è sociale un perché mondo, è è sempre sempre del, importante. è anche del sociale, perché è un mondo fatto soprattutto di sacrificio. Benissimo. No, Partono tanti applausi, ciò vuol dire che quello che naturalmente pensate voi è condiviso anche dalla base, diciamo, della società, no? Quindi dai ragazzi sia del settore giovanile che della prima squadra. dire con semplicità che Massimo, da questo, nell'ultima frase che ha detto, ha dimostrato che partendo da istruttore è arrivato a ricoprire il ruolo dirigenziale con ottimi risultati. Non avrei saputo spiegare con parole migliori quello che lui ha detto, è stato diplomatico e preciso. Dico pure e aggiungo che noi siamo stati capaci, ognuno per le rispettive società, di camminare da soli quando sono stati da soli. La Virtus, la BDR, la città di Atri, però siamo stati capaci, ancora di più, di camminare insieme. Siccome sappiamo fare tutte e due le cose, secondo me nulla è precluso, nel senso che possiamo tornare ad essere ancora più grandi, se qualcuno vorrà sposare il nostro progetto, possiamo tornare a essere veloci, per usare un termine calcistico, per arrivare il prima possibile all'obiettivo di Enrico. E qua mi riallaccio, l'obiettivo tecnico di Enrico è un obiettivo che va costruito con semplicità, ma con i giusti tempi. È come quando progetti una casa. Noi stiamo facendo, Ancora siete alla base, alle siamo fondamenta. alle fondamenta. Se riusciamo a farle bene, e ci stiamo riuscendo, veramente possiamo arrivare dove vogliamo, ma dobbiamo farle bene, 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 bene. Cioè pilastri, 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 pilastri. Lì ci sono dei giocatori che sono veramente bravi, che fanno parte di questa società, e che probabilmente nel futuro entreranno a far parte nello staff dirigenziale, tecnico o come collaboratori o come allenatori. Questi sono i pilastri e mi rifaccio alla frase tua, alla parola tua, l'appartenenza. Noi dobbiamo creare quello che abbiamo fatto, l'appartenenza, cioè dire questa è la mia giacca e non la cambio con nessun altro al mondo. Poi chiaramente io se dobbiamo partire, se qualcuno va, va, però questa è l'appartenenza e noi dobbiamo risvegliare, far ritrovare ad altri, a tutti i ragazzi, ai soci, ai dirigenti, questa verve. Se qualcuno sposi il progetto, apriamo le porte, senza problemi. Naturalmente per il bene della società, non perché poi spesso succede che nel momento in cui arrivano i risultati sportivi, in tanti si avvicinano. Ma se tu hai Quando c'è la messo... difficoltà, Giulio e Torre, in molti scappano. E allora ecco perché dico, è una domanda che faccio a tutti. Le porte sono aperte per tutti, però naturalmente occhio perché se c'è già un equilibrio, quello che entra, il nuovo, non deve assolutamente intaccare quello che si è creato. Questo è un messaggio che credo valga dalla prima della Serie A fino all'ultima della terza categoria, perché poi il giocattolo per metterlo su Vero. impiega tempo, ma per rompersi Veloce, in fretta, ci sì. vuole poco e quindi Ma noi non facciamo a rompere i giocattoli, guarda un po'. è un bel Ma non giocattolo, si può rompere, sono dei pilastri delle persone allucinanti no? qua. Ci sono dei giocatori. Abbiamo dei giocatori che a dicembre, a gennaio, io ero francamente, io sono novello, nel senso che loro fanno calcio da tanto tempo.
io ho fatto calcio in un'altra maniera. Cioè tu avevi paura che si stesse rovinando qualcosa? Io le ho fatte tutte, le ho passate tutte, arbitro, dirigente, e poi mi sono ritrovato a fare il dirigente in una società di prima categoria con un settore giovanile. E in realtà non sapevo le dinamiche, loro mi hanno insegnato tutto. Però loro, la prima squadra soprattutto, io ho detto, ma qua sbandiamo, qua non lo so. Invece queste sono persone, sono uomini, si sono dimostrati in un periodo, in un determinato periodo dell'anno, uomini più che giocatori, e adesso noi dobbiamo darne atto, la squadra si è salvata, e questo è un bel riconoscimento. Andare tutti martedì, ma vieni a fare allenamento? Sì, non lo so, ma vengo, però stavi là, veniva tardi, ma veniva, e poi oh. Va bene, allora, adesso ti faccio quella domanda un po' più, oddio, non voglio dire fastidiosa, però è una domanda che faccio a tutti, i rapporti con l'amministrazione comunale come sono? Buoni perché dal punto di vista... Buoni perché siete davanti ad una telecamera o sono davvero buoni? Assolutamente buoni perché noi rappresentiamo 150 tesserati, noi rappresentiamo 150 persone, non solo di Atri, che praticano questo sport, noi ci confrontiamo con l'amministrazione giornalmente, noi abbiamo... Quindi gestione campi, gestione strutture, campi, quindi è tutto alla luce del sole, luce, senza nessun problema. Con alti e bassi, chiaramente, va perché bene. Qualche cosa va male, qualche cosa va bene, però per esempio organizzeremo lo Zardo, come ha detto Massimo, stiamo chiedendo all'amministrazione, certo. Penso l'amministrazione lo farà senza nessun problema, di darci una mano nel pulire tutte le aree esterne, quindi l'amministrazione penso che non si tirerà indietro in questa situazione, pulirà tutte le aree. Perché? Perché noi portiamo il calcio, portiamo delle persone a vedere il calcio. Ma generate anche un indotto perché all'interno del territorio naturalmente ci sono i ragazzi ma ci sono anche i genitori, no? Quindi il rapporto è ottimo, è buono, ottimo, nel senso che noi ci siamo messi in testa di fare qualcosa, vero vicepresidente della Sciucca? Noi ci siamo messi in testa di fare qualcosa di buono per la società. Per la società civile di Atri e lo faremo. È chiaro che abbiamo bisogno dell'amministrazione, non andiamo da soli, non andiamo da soli mai contro però nessuno. Però spesso succede anche che è l'amministrazione che ha bisogno delle associazioni sportive e non solo, e anche culturali, perché da lì poi si tira fuori anche il meglio della società civile, no? Sì, sì, come diceva il Presidente. Cioè un evento come il vostro, come quello del Memorial... della penna aiuta o no? Se posso intervenire, scusami. No, no, ci mancherebbe. Se posso intervenire, volevo, già che parliamo di amministrazione, volevo cogliere l'occasione per ringraziare la nostra amministrazione comunale, perché comunque ci ha dato la disponibilità, certo, per usufruire dei due campi principali di Giulianova, che sono il Farini e il Cassum appena ristrutturato. Nello stesso tempo ringraziare anche il presidente del Real Giulianova, Bartolini, per la sua, certo, comunque disponibilità che ha dato per questo discorso, e fare naturalmente i complimenti per il campionato vinto e per la Coppa Italia vinta e per questa annata eccezionale che ci ha adesso fatto vincere. Ci sarà anche la Coppa Mancini, poi un altro anno in eccellenza. Esatto, quindi siamo, ci ha dato la possibilità comunque di ripartire bene. Poi il vostro Ettore è un nome importante, no? Quindi... non si può sbagliare, soprattutto il settore giovanile. È importante, ma come dire, comunque... da stimoli. Ma dà anche responsabilità. Ecco. Dà anche responsabilità. Quindi... Come diceva il Presidente prima, almeno in tempi passati eravamo abituati a vincere, quindi comunque questa cosa che ti porti dietro, da un certo punto di vista, ti diventa quasi pesante. Però comunque è un orgoglio, è una cosa di certo, cui andiamo per qualcosa tutti. Bisogna combattere, altrimenti la vita sarebbe piatta, non solo nel calcio. Mister Pepe, dobbiamo parlare, loro già ho capito che non ci capiscono tanto, allora io di calcio voglio parlare con lei. È finita come doveva finire, c'è una squadra che l'ha delusa? Non solo in alta classifica ma anche sotto, nel senso qualche sorpresa c'è stata? No, io all'inizio... Atri calcio a parte naturalmente. No, io all'inizio avevo pronosticato Real Trecimigliore sicuro perché aveva fatto bene l'anno scorso e due squadre del Pescarese, San Donato e Licese. E in pratica sono prima, seconda e terza. Quindi? No, l'Atri non è... ha fatto il suo campionato e lotterà per i playoff, ma le prime tre squadre erano queste. E sotto invece? Sono state.
Sotto, beh, sicuramente qualche squadra del Pescarese ci doveva essere un po' inferiore alle altre, quindi San Marco, la Virtus Pescara, Torrevecchia non sapevo perché è la prima volta che incontravamo il Torrevecchia, la delusione non lo so, potrebbe essere forse il Borgo, secondo me, perché era partita all'inizio del campionato era partita bene. Però poi sono state delle incomprensioni anche con il mister, hanno tolto il mister, hanno preso un altro e qualche giocatore forse hanno mandato via e se, secondo me potevano fare di più. Un giocatore della sua categoria, del girone che porterebbe ovunque, che porterebbe Atri? Prescindere dal ruolo, diciamo nel senso che... se mi nomina un portiere non penso che il vostro si offenda, nel senso un giocatore che l'ha colpita più degli altri. Beh, ci sono arrivano, diversi, arrivano delle, ci delle, sono diversi dei suggerimenti. Giocatori. Vabbè, noi ne abbiamo un paio, anche di più forse, che sono, per noi sono importanti, che ci hanno anche fatto dei gol, ci hanno anche fatto fare delle buone figure. Allora facciamo così, senza un fare, nome... Io non voglio fare nomi, però... No, un nome da calciomercato, ma stiamo giocando. Di giocatori importanti ce ne stanno parecchi. Noi pure domenica abbiamo incontrato Di Nardo, Giampaolo, che sono giocatori buoni per la categoria. Quindi il nome non me lo fa? De Luca. Ma di quelli nostri, no, di quelli, ne so, un giocatore che ti devo dire, Lalli dell'Elicese, che ti devo dire, che fa i gol e poi... Di solito, il cognome Lalli fa tanti gol, no? In qualsiasi categoria. Ci sono dei buoni giocatori e quindi inutile... Vabbè, perfetto. Io allora diciamo Lalli o Di Nardo? Sì, vabbè, diciamo Lalli. A posto, diciamo Lalli, mentre Italiani diceva... Ma c'è anche Di Muzio del San Di Muzio, Giovanni Teatino, sì. Quindi guardate, ci sono tanti. Non sono un grosso esperto nel giudicare i giocatori. Abbiamo noi nella nostra squadra tantissimi giocatori in grado di ben figurare... Però uno ce lo può dire, ma però, uno, no? Uno visto... Anche se non ci capisce molto, però uno ce lo Guarda, può dire. Sinceramente delle altre squadre mi ha impressionato, forse perché ho avuto la giornata sua bella, un certo un'ala sinistra del San Giovanni Teatino, un ragazzo poi del San lo scopriremo, molto da prendere. Sì, bravo, l'ho visto giocare due volte. Naturalmente se il mister è d'accordo. Molto molto bravo, però noi non abbiamo... Non prende il mister i giocatori. Vabbè, però lei qualche indicazione la può dare. No, ma io mi accontento. Io faccio sempre il paragone... Io se posso dire una cosa, se posso permettermi una cosa, dove sono andato non ho mai cercato giocatori. Si è sempre accontentato? Sarà, non lo so, forse dipenderà da me. Io non ho mai detto a un dirigente, a un presidente... Prendimi questo, come fanno, se posso, io non voglio fare polemica, però è facile vincere quando un allenatore va dal presidente e gli dice comprami questo, 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 e poi è facile vincere. Io dove sono andato ho sempre disputato i campionati con i giocatori che mi avevano messo a disposizione. Quindi diciamo, come io faccio sempre il paragone un po'... Non pretendo la luna. Un po' culinario, no? Quindi voi avete fatto la spesa, avete speso quello che potevate e il mister, bene o male... Vi siete seduti a tavola, un sentore un po' di pesce ve l'ha fatto sentire, no? Come no? Avete fatto la spesa tranquilla, senza esagerare, però lui poi ha impiattato bene il tutto. No, ma è facile vincere quando tu prendi un portiere di promozione, un attaccante di eccellenza, un giocatore che viene dall'interregionale, giocano in prima categoria. Certo. Grazie. Però spesso, mister, tornare indietro non è facile, invece, cioè nel senso un giocatore di alta categoria che va a giocare in campi di prima, di seconda o di promozione, insomma, devi avere anche la testa giusta per fare quel tipo di campionato. Invece per me è molto più importante far migliorare ragazzi come li ho avuti io quest'anno, gente che ha superato la trentina e anche oltre, e che siamo andati oltre le previsioni. Perché giocare 8-9 mesi ha tirato fuori il io meglio. Io ho tirato fuori il meglio di quello, perché noi abbiamo fatto le ultime partite alla grande, quindi ho tirato fuori, cercato di tirare fuori da gente oramai che diciamo quasi che era arrivata dopo 8-9 mesi di campionato, è lunga. Si può, invece, dire alla frutta, no? Alla frutta no, nel calcio è vero Enrico. Vabbè, ma giocatori di una certa caratura. Certo, certo. Noi abbiamo dato filo da torcere a gente che ha 10 anni in meno.
e che viene da categorie superiori. Però quindi... mister non lo deve dire troppo spesso, perché adesso se loro volevano acquistare un giocatore di categoria, se lei fa questo discorso non arriva nessuno. Ma sanno, no? Che, allora, sanno che se sanno come provoca, la pensa. Lui provoca. No, io provo... no, io provoco nel senso che naturalmente se parlo di prima categoria mi fa piacere ospitare o parlare di una squadra che in prima categoria mette in mostra talenti di eccellenza o di promozione, perché poi è anche una scelta di vita, nel senso c'è anche quello che si riduce il rimborso oppure si accontenta di poco ma vuole stare vicino a casa oppure vuole stare vicino alla sua ragazza o ad altre situazioni, quindi cogliere l'attimo. No? Abbiamo nel territorio dei ragazzi che negli anni futuri potrebbero tornare e fare i pezzi ed essere, diventare i pezzi da 90 che mancano, che mancherebbero per fare da collante ai giovani. Abbiamo delle individualità sparse sul territorio che secondo me sposerebbero alla grande il progetto Atria, il progetto nostro, nell'ambito di una crescita, perché loro chiaramente saranno certo. A fine carriera. Certo. Il progetto della SD Calcio Atri è un progetto non di quest'anno, non dell'anno prossimo. Quindi è lungimirante. È lungimirante. E da quello che ho capito, Alessandro, chi smetterà di giocare Forcella avrà le porte aperte, no? Per rimanere... Non smetta di giocare, Forcella, diciamo, nel futuro... Ci sarà l'occasione per sostituire, casomai, non so, un Ciccarelli che prenderà il volo in una squadra di eccellenza. Un ricambio generazionale, no? Ci sta. Ah, lui vuole fare l'eccellenza, va bene, questo è un altro, è un altro segnale. Se deve spiccare il volo la deve fare una Lega Pro a Serie B, eccellenza la fa qua. Vabbè, allora devo ammettere che prima aveva ragione su un discorso, un po' il livello si è abbassato, nel senso che il Ciccarelli dell'epoca attualmente potrebbe fare tranquillamente. Anche... No, la serie D a spasso, no? Come dico io, però... Ma ti posso dire che anche all'età 45? 47, lui quest'anno in prima categoria faceva minimo 20 gol. No, anche perché fisicamente bene o male sei cambiato poco, nel senso... Ecco, capito, poi se mette un po' la pancetta è certo, però no, devo dire, è vero, quello che dicevi tu è giusto, è un po' il livello, ma si è abbassato anche in Serie A, quindi è giusto così. Sì, c'era da combattere assai. Sì. Posso aggiungere una cosa, giusto per vorrei dire due nomi, un ringraziamento a due persone che hanno collaborato con me. Sì. Che Fiorenzo Capanna Pisce, che è stato e che ha collaborato, diciamo, tutta l'annata con me, e anche adesso non è presente per impegni, ma Federico Martella, che è il preparatore dei portieri. Benissimo. E poi, perfetto, se mi consenti, io voglio dedicare questo diciamo bel campionato che abbiamo fatto, non è una vittoria ma è un bel campionato, a un ragazzo che purtroppo dopo tre giornate si è fatto male, a Federico Pomponi, che purtroppo si è fatto male e non ha giocato più perché si è rotto, insomma, il crociato, insomma, però un altro anno abile, sì, a ruolato. E io spero che, siccome è anche un fuoriquota, spero che anche per lui che ritorni presto a giocare, perché secondo me poteva fare un bellissimo campionato quest'anno. Benissimo, perfetto. Abbiamo detto tutto, vogliamo salutare qualche dirigente, abbiamo ricordato il presidente. Abbiamo un gruppo dirigente formato da 22 persone, non sono chiaramente presenti qui tutte questa sera. Li saluto tutti e li ringrazio a nome della società per l'impegno che hanno profuso durante l'anno. Chi più chi meno, tutti hanno dato la loro mano e continueranno a darlo. Credo e spero che questo gruppo potrà allargarsi. Dobbiamo allargare la maglia societaria, perché dobbiamo permettere che venga condiviso nel maggior... dalla gran parte della cittadinanza questo progetto. Noi ci siamo, noi stiamo qua. C'ho davanti a me una delle persone che quest'anno
dalle quali ho subito più cicchetti, si dice, che Michele Castelli, che è responsabile del settore giovanile. Responsabile del settore giovanile, è un grande educatore, è passato al ruolo non più di allenatore educatore ma di responsabile, e mi ha insegnato come comportarsi con i ragazzi, quando è il momento di fare, tra virgolette, il rimprovero, quando è il momento invece di ridere, ma soprattutto mi ha insegnato che nella vita bisogna prendere il tutto con le giuste molle, perché ci sono delle cose che vanno al di là dello sport, al di là della vittoria e al di là della crescita. Quindi devo dirgli grazie, perché ho insegnato e mi ha insegnato tanto, ma soprattutto qua in mezzo a noi, Massimo, tutti ci aiutiamo, cioè, tra virgolette, tutti ci rimproveriamo, tutti, ognuno, ma non per fare del male, per crescere. E questo è quello più importante. Italiani, come se la cava in cucina? Secondo mia moglie male, secondo me benigno. Ok, perfetto. Allora io, grazie a Conad, che è il nostro main sponsor, faccio un regalo a lei e a tutti i nostri ospiti. Con questo chef in cucina, curato dalla carissima amica Jennifer Di Vincenzo, questo è per lei, naturalmente ci sono ricette particolari. Grazie. Poi lo può sfruttare anche... Lui è un bravo cuoco. Anche sua moglie. Vabbè, allora glielo diamo lo stesso, anche se è un bravo cuoco. Ecco qui, naturalmente non c'è per tutti, ma gli ospiti principali sul palco, al signore Torre, grazie. Eccolo qui. E naturalmente ringraziamo Conad e Jennifer Di Vincenzo. Poi casomai se studiate, vi mettete d'accordo, studiate una ricetta a testa, ci chiamate e veniamo ad assaggiare per vedere se avete messo in pratica tutto quello che riguarda la cucina. Vogliamo ricordare, Presidente, non so se è il organizzatore, come la posso chiamare? Sì. Vogliamo ricordare qualche altro organizzatore di questo bel memorial, sì. Naturalmente... Sarete un mare, sì, davvero. Oltre naturalmente al presidente dei Piccoli Giallorossi, sono i collaboratori storici di Emilio Della Penna, quindi Leo Giannattasio, Pasqualino Rossi, Armando Falini, Paolo D'Angelo, Francesco Di Filippo e basta. Perfetto, naturalmente ringraziamenti l'aveva già fatti all'amministrazione comunale e al Real Giulianova, che naturalmente il prossimo anno sarà in eccellenza e quindi il prossimo memorial sarà ancora più impegnativo, perché dovete naturalmente salvaguardare ancora di più il nome di questa gloriosa società. Grazie a Giulio e Torre, appuntamento quindi a domani per la prima giornata. Sì, su tutti gli impianti praticamente di Giulianova, con gli esordienti a 11 che giocheranno al Fadini e al Castrum, mentre più piccoli a un centro sportivo completamente nuovo che si chiama La Pelota, un altro centro sportivo che si chiama Anfas e al Green Point Giulianova. Perfetto, grazie mille al signore Torre, grazie un grazie di cuore a Mister Pepe. Buonasera a tutti. Prossimo anno, mister, almeno un paio di posizioni le dobbiamo scalare, mi raccomando. No, puoi stare tranquillo che se sto io punteremo ai playoff sicuramente. Benissimo, così mi piace. Grazie a Massimo Assogna, direttore generale del Calcio Atri. Grazie a voi. E al dirigente Alessandro Italiani, a cui facciamo un in bocca al lupo. E naturalmente salutiamo tutti i ragazzi non solo del settore giovanile, ma anche e soprattutto i ragazzi della prima squadra, che un altro anno quindi dovranno raggiungere i playoff. L'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre alla stessa ora, naturalmente sempre su Rete 8 Sport, sempre seduti comodi qui in gradinata. Buonanotte a tutti.